patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video vi voglio parlare della mia esperienza con la pillola. Ho fatto sul mio canale in tutto credo 2 video sulla pillola, sì, perché ho fatto il video pre-pillola, insomma, quando dovevo iniziarla, e il video di quando l'avevo iniziata, quindi la seconda parte, boh, non so. Poi non ho più fatto aggiornamenti, e in tantissimi, in tutto questo tempo, mi continuavate a chiedere di fare l'aggiornamento e di parlarvi di come mi sono trovata. Bene. Allora, questa cosa ovviamente, questo argomento è un argomento sempre soggettivo. Per chi si ricorda il vecchio video e il mio problema, e per chi guarda insomma questo video per la prima volta, io ho l'ovaio policistico. Ho un ovaio policistico e questo comporta a diverse cose. Non sto qui ad elencarvi tutta la roba che vi avevo già ripetuto nel vecchio video, quindi vi rimando al vecchio video se non l'avete visto. Quindi, perché ho preso la pillola per questo problema? Perché avevo il ciclo una volta ogni tot, quindi non regolare, quando ce l'avevo il flusso non era regolare, poi avevo altri problemi come appunto l'acne, la peluria e tutte queste cose qui, insomma, che porta l'ovaio policistico. Con l'assunzione della pillola sembrava che qualcosa si fosse smosso un attimo e che fosse cambiato, insomma, sembrava che la mia pelle reagiva proprio bene, nel senso che era cambiata, era diventata già più bella, più lucente. Poi avevo anche smesso di fumare ai tempi, quindi proprio la pelle ha avuto un da così a così, ecco. E ho iniziato anche appunto a essere più felice perché non dovevo sempre mettermi quei pastoni di fondotinta per coprire tutto, e ero più self-confidence, ecco, ero più tranquilla anche con me stessa proprio per questo, perché andavo in giro e non avevo paura di mostrare la mia faccia, quindi non mi vergognavo, ecco, anche ad andare, che ne so, sotto al sole come i vampiri, perché si mostravano brufoli e... No, veramente, la cosa brutta è proprio che magari poi non è neanche chissà cosa, però tu sai di avere quel difetto e pensi che tutta la gente ti guarda e pensa e guarda quel difetto, ecco, non è che guarda te ma guarda quel difetto, che tante volte è così, perché ovviamente avendo i brufoli a vista vedi la gente che se ti parla non ti guarda negli occhi o ti guarda la bocca ma ti guarda il mento e ti guarda tutti i tuoi brufoli e tutte le tue cose, quindi anche lì è una cosa un po' brutta, ecco, e ti senti sempre in difetto, ti senti sempre un po' così. Una cosa che mi aveva anche portato la pillola, oltre al beneficio della pelle, che è stato molto molto lento questo beneficio, è stato molto lento il cambiare della mia pelle, però è cambiata, devo essere sincera, perché poi uno si abitua a vedersi tutti i giorni e non pensa più neanche a come era prima. Adesso che ci sono tornata come ero prima, ho capito veramente di quanto mi aveva cambiato la pelle la pillola. E anche il fatto di mangiare bene, ci sta anche tutte queste cose qua, perché influiscono tantissimo con l'ovaio policistico e con la pelle stessa. Però appunto la pillola mi aveva anche cambiato in peggio, perché l'umore era totalmente stravolto. Io sono sempre stata una persona molto espansiva, molto felice, ma con la pillola ero diventata una persona molto depressa. Anche se non si direbbe, però fuori dal video io magari qualsiasi cosa ci stavo male o ci rimuginavo sopra, attacchi di panico, tutte queste cose qua che io prima non ho mai avuto, ma con la pillola erano usciti, si erano creati, ecco, perché comunque sia i problemi, le seghe mentali ce le facciamo tutti, ma quando poi diventano frequenti fai due domande e dici ma io non sono così, cioè la pillola mi ha fatto tutte queste cose. Non posso dire dei mal di testa e quelle cose là, perché avevo un mal di testa anche per la vista, infatti appunto ho dovuto mettere anche gli occhiali, ho dovuto farmi anche gli occhiali che mi hanno cambiato la vita, perché io adesso mal di testa ne soffro una volta ogni morto di papa. Prima arrivava la sera che mi sentivo sempre sto cavolo di peso, poi con la pillola ancora di più, quindi ci sono tanti fattori, ci sono tanti pro e ci sono tanti contro. Ovviamente tutto ciò dipende dalla persona, dipende da chi siete, da che problema avete, da che esami avete fatto, perché ho sentito tante cose stravolgenti, veramente, tipo di gente che prende la pillola così, cioè è andata a farsela prescrivere senza fare esami né niente, no. Cioè la pillola, ragazzi, è una cosa seria, nel senso, non è solo un anticoncezionale. Quando sento di sta gente che prende la pillola così, no, ragazze, fate prima tutti gli esami, cioè, ma questo ve lo dovrebbe dire la vostra ginecologa e il vostro medico, quindi poi ci sono tanti di quegli esteri in giro che lavorano e danno le pillole così, vabbè. Chiudiamo parentesi. Parte più importante, quindi io ho preso la pillola per questi problemucci, anche e soprattutto per il ciclo. Il ciclo era regolare, fin qui tutto bene. All'inizio il ciclo era regolare e il flusso era regolare, quindi mai avuto un flusso così regolare. Con l'andare degli anni, quindi l'ho presa per 3 anni, già dal secondo anno è come se il corpo ovviamente si fosse abituato, che poi è così perché man mano che prendi una cosa il corpo si abitua.
e essendosi abituato alla pillola, il flusso era sempre regolare, il ciclo, però il flusso non era regolare, cioè era diminuito di tanto, c'è qualcosa che non va. Io stupidamente non sono più tornata dalla ginecologa, cosa che non va fatta, ma se continuate a prendere la pillola gli esami vanno fatti in continuazione per vedere, soprattutto se avete di questi problemi, di questi cambiamenti, se è la pillola giusta per voi, cosa che io non ho fatto, me ne sono altamente fregata e quindi non sono più andata dalla ginecologa. L'ho chiamata semplicemente dicendo: io non mi trovo bene con la pillola, la vorrei smettere, cosa devo fare? E lei mi ha detto al telefono: guarda, se non ti trovi bene smettila, poi se la vuoi ricominciare parti dal primo giorno di ciclo a prendere le pillole normalmente. E lì ok, cosa che non farò, perché ovviamente prima di riprenderla voglio cambiarla, voglio vedere di fare altri esami, vedere altre pillole, insomma, se la ricomincerò. Non sono di quest'idea. Perché? Perché non mi sono trovata bene, non lo so, ho anche questa sensazione che comunque sia... è comunque un medicinale, sì, ho dei problemi che veramente si vedono e li sento anche, si vedono anche ogni mese. Però non lo so, è una cosa che deciderò io più avanti. Per adesso sto bene così, per adesso che l'ho smessa, tra l'altro sto avendo il ciclo regolare col flusso regolare, ma ci sta che tante mi hanno detto è normale perché dopo che l'hai smessa il corpo ha ancora da smaltire la pillola. Il fattore umore è quello che proprio mi ha stravolto questi 3 anni, perché ripeto, ero veramente una persona, mamma mia, cioè tutta un'altra cosa, a parte che scattavo così, cioè tipo ogni singola cosa, quindi cioè lì non sono io, quella persona non sono io, no? E quindi si vedeva che non ero, cioè che era proprio il fatto della pillola che mi cambiava, quindi vabbè, tuttora se uno mi fa girare scatto, però comunque sia... non è che mi faceva tanto bene. Andrea soprattutto se ne era accorto, perché diceva: ma è possibile che sei così schizzata, no? Per adesso sono tornati il 50% dei problemi, speriamo non tornino tutti il 100%. Se così sarà vedrò come muovermi, se prendere un'altra pillola, se fare appunto altri esami, cosa che va fatta sicuro, altri esami vanno fatti. Però appunto non so se riprenderlo o meno, vedremo. Questo è tutto l'aggiornamento, tutto quello che volevo dirvi, che dovevo dirvi. Non vi ho detto la pillola che prendevo io, è la Miranova. E non so se la conoscete, non la conosce quasi nessuno, tra l'altro, perché la più comune è la IAZ, la Yasminel, insomma, poi c'è la Ginoden, poi ce ne sono un botto, insomma, però questa qua è quella che prendevo io, che non la conosce nessuno. E tra l'altro il dosaggio era molto molto basso, quindi è proprio un problema anche secondo me di dosaggio, magari era troppo basso per i problemi che ho io, boh, non lo so. E niente, detto questo io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia tornato utile come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini.